vincerà! Presa! Stai migliorando! E ora prova a lanciarmela più in alto che puoi. Io cercherò di prenderla. Ok! Palla in arrivo! L'ho vista! Doraemon! Ti senti bene? Scusami tanto, non sapevo che stessi volando sopra di noi. D'ora in avanti, guarda prima di lanciare. A proposito, perché mi chiamavi? Io ti stavo chiamando. Ah, sì, è vero. Suneo vuole che gli telefoni. Vado subito. Cosa vorrà? Papà, non avresti una monetina da darmi? No, però ho la soluzione per il tuo problema. La scheda telefonica. Con questa puoi telefonare anche senza monete perché l'importo della chiamata viene scalato dalla scheda. Oh, che scoperta prodigiosa. Lo sapevamo già. Ah, sì, davvero? Sono Lobita, so che mi cercavi. Come dici, vuoi farmi dei regali? Perché sei così sorpreso? Ho deciso di regalarti un po' dei miei giocattoli, sai, quelli che ti sono sempre piaciuti. E vuoi regalarli proprio a me? Esatto, ti aspetto qui a casa, vieni subito. Ciao, ciao, a dopo. Doraemon! Che cosa voleva? Ci pensi, vuole regalarmi alcuni dei suoi giocattoli, evviva! Ne sei sicuro? Sì, io vado, restituisci tu la scheda a papà, ciao. Il nostro Suneo. Ho sempre pensato che fosse un ragazzo avaro ed egoista. Invece mi sbagliavo, dovrò cambiare opinione. Eccomi, Suneo. Caspita, hai fatto presto. Beh, sì, in fondo me l'hai chiesto tu, no? Vedo che mi hai preso alla lettera. Bene, vieni con me. Va bene. Sono tutti qua. Davvero, sono tutti quanti per me? Non posso crederci. Ah, c'è anche il carro armato radiocomandato. Posso prendere anche questo? Sì, certo, se non vale il fatto che è rotto. Beh, certo non è il massimo, ma sono tutti rotti. Esatto. Sono rotti, ma gratis. Mi dispiace separarmene, ma li voglio dare tutti a te. Sono un regalo. Non è possibile. Ma tanto ti aspettavi, adesso Neo, è colpa tua. Non avresti dovuto fidarti, dovresti conoscerlo. C'è la nuova puntata di Esparmen alla televisione. Scommetto che vuoi vederla anche tu, vero? Oh. Che velocità. Ehi, ma che strano, perché non si accende? Nobita, per favore, passi tu l'aspirapolvere? Sì, più tardi però. Non se ne parla neppure, devi farlo subito. E ti aiuterà anche Doraemon. Oh, ma che fretta c'è? C'è il cartone animato. No, dovete farlo subito. Ma cos'ha? Perché non funziona? Vedi? Che strano, ha funzionato fino a un attimo fa. Allora per adesso niente aspirapolvere. Ok! Non avrete delusi. Come? Perché, scusa? Mi spiace, purtroppo si è rotto anche il televisore. No, non è possibile! Ehi, caro? Che giornata sfortunata, non si può neanche guardare la TV. E invece sì, basterà usare questi. Cerotto riparatore e cerotto guastatore. Per dirti la verità, ho messo uno di questi sull'aspirapolvere per non farlo funzionare. Allora è per questo che si è rotto all'improvviso. Già, e se mettiamo un cerotto riparatore sul televisore rotto, funzionerà di nuovo. Wow, ma è prodigioso. Possiamo rilassarci e guardare Esparmen in santa pace. Allora? Non capisco dove sia il guasto. Oh, ma è terribile. Credi che dovremmo comprare un aspirapolvere nuovo? Beh, se non riesco ad aggiustarlo, ho proprio paura di sì. Aspetta, voglio provare a controllare meglio. Che bell'episodio divertente! Lascia attaccato il cerotto, capito? Se lo togli, l'effetto riparatore svanirà. Davvero? E cosa facciamo con l'aspirapolvere? Oh, beh, quello possiamo anche lasciarlo rotto, giusto? No, credo che non ci sia niente da fare. Allora dovremo comprarne uno nuovo. Ehi, perché non fate provare noi ad aggiustarlo? Figuriamoci, nemmeno io sono riuscita a trovare il guasto. Bene, allora non hai niente da perdere. Doraemon, metti la spina. Ok. Prova ad accendere. Davvero assurdo, non posso crederci. Ecco, io ve lo dicevo di lasciarmi provare, avete visto? Ah, grazie, che sollievo. Adesso potete pulire la casa. Che strano, avevo controllato tutto. Ah, ci picchia. Così ci tocca pulire tutta la casa.
Ci sono! Ehi, Doraemon, mi è venuta un'idea super! Di cosa si tratta? Stammi bene a sentire! Allora adesso... Complimenti, è veramente ottima! Dici sul serio? Li vuoi lo stesso? Ma certo che dico sul serio, anzi me li porto via tutti. Hai già dimenticato che sono tutti rotti? Sì, lo so, ma non importa. Poi però non venire a riportarmeli, ok? Lo farò, non preoccuparti, ciao. Così non devo portarli alla discarica. Quanto pesano questi giocattoli? Ci picchia, certo che sono rotti sul serio. Suneo fa sempre così, lui si diverte a romperli. Avanti, prendi i cerotti. D'accordo. Bene, sono sicuro che andrà su tutte le furie quando li vedrà funzionare. Ecco, se vuoi ti aiuto ad attaccarli. Sì. Fatto. Fatto. Che cosa fate? Shizuka, arrivi giusto in tempo. Vieni, accomodati pure. Vuoi giocare con questi giocattoli? Cos'è? Mi stai prendendo in giro? Sono tutti rotti. Sembrano rotti, ma grazie a questi funzionano perfettamente. Ok, giocherò con quello. Ciao, amica! Ehi, ciao, Gian! Quanti bei giocattoli! Puoi giocare anche tu se vuoi, avanti, scegliene uno. Dici sul serio? Sei davvero molto gentile. Ma si può sapere dove li hai presi? Questa mi sembra uguale a quella di Suneo. Infatti me li ha regalati tutti lui. Che cosa mi tocca sentire? Che traditore! Come mai hai dato tutti i tuoi giocattoli a Nobita e non a me? Sono io il tuo migliore amico! Oh, aspetta un attimo, sono tutti rotti, altrimenti non gliel'avrei mai dati! Bugiardo, funzionano e come, li ho visti! Non può essere, erano rotti! Adesso ho così tanti giocattoli che non riesco nemmeno a usarli tutti, che peccato! Potremmo aprire un negozio di noleggio per metterli a disposizione di quei bambini che non ne hanno. È un'idea meravigliosa! Ehi, Nobita, ascolta! Sì, che cosa vuoi? Ma allora è vero che funzionano! Ecco, sono venuta a chiederti di restituirmi i giocattoli! Cosa? Guarda che tu me li hai regalati! Sì, sì, so che la mia richiesta ti fa arrabbiare. Io sono un uomo di parola e non mi riprenderei mai una cosa che ho regalato, tuttavia... Tuttavia cosa? Gian che vuole, non dipende da me! Lui insiste che io me li riprenda perché ho sbagliato a regalarteli. Che c'entra lui? Io non te li restituirò mai. Mai mai? Sì, mai mai. E va bene. Allora lo dirò a Gian, ok? No, no, aspetta, te li ridò. Non so che cosa stiate facendo, ma volete sbrigarvi, per favore? Abbiamo quasi finito. Dai, non te la prendere. In fondo io sto solo eseguendo gli ordini di Gian. Funzioneranno senza i cerotti riparatori. Quando se ne accorgeranno, ho paura che verranno a riempirci di botti. Cavoli, è vero. Perché ora non venite a giocare da me? Wow, ci stai salvando la vita. Gian, Gian. Me li sono ripresi tutti, eccoli qua. Grazie mille, tu sei il mio migliore amico. Ok, con che cosa possiamo cominciare? Con questa macchinina radiocomandata. Sì, bella, serviti pure. Bene, non vedo l'ora. Pronti, partenza via! La macchina non funziona, cosa hai combinato? Io, niente, un attimo fa funzionava benissimo. È rotta, scommetto che hai fatto cadere il sacco per terra. No, non è vero, era già rotta. La cosa strana è che io l'ho vista funzionare. Un momento. Forse ho capito, Doraemon deve aver usato qualcuno dei suoi ciuschi. Tu dici? Se è così, me la paga. A domani, ciao! Meno male, grazie all'aiuto di Shizuka abbiamo evitato di incontrare già Suneo. Già, che fortuna. Ciao! Dammi subito i cerotti che ti ho visto usare prima. Di che cosa parli? Smettila di fare il finto tonto. Dateci quei cerotti o ve la farò vedere io. Anzi, già. Doraemon, non darglieli per nessun motivo. Prendila, mi fai male. Dammi subito quei cerotti. Provati. No, aspetta, quelli. Grazie mille, questi li prendiamo noi. Uffa, non li sopporto. Ma ti va tutto bene, Nobita? Ma loro... Guarda. Che cosa? I cerotti riparatori? Ci sono, quindi quelli che hanno preso loro erano... I cerotti guastatori. Allora è tutto a posto. No, se mettono uno di quei cerotti su qualcosa che è già rotto. Ecco fatto. Bene, adesso deve funzionare per forza. Ok, allora facciamola partire. Pronti, partenza via!
Perché non funziona? Certo che è davvero strano. Chissà, forse non l'abbiamo appiccicato bene. Riempiamola di cerotti, ok? Adesso dovrebbe andare. E guai a te se non vai! Questa è la volta buona, me lo sento! Pronti, partenza, via! Oh no, siamo arrivati tardi! Beh, non c'entriamo niente, è stata colpa loro. Sì, hai ragione. Adesso perché non torniamo a casa a guardare la TV? Sì, è una buona idea. Sai, John, io vedo strani animali volare in cielo. Li vedo anch'io.